partita Palermo sportiva gremisce lo stadio della Favorita. I cadetti d'Italia e di Spagna sono di fronte. Bentornati azzurri, dicono gli striscioni augurali, perché la Sicilia ha sempre portato fortuna alle nostre nazionali. È una festa del calcio con quella folla entusiasta, guai a deluderla. Quali auguri favorevoli volano i colombi. Due punizioni iniziali, stanga Altafini, gol. Dopo due minuti l'Italia in vantaggio. Sugli spalti il delirio. Batte Preda, Anzolin blocca sicuro. Ficcanti e sbrigativi i contropiede azzurri. Elaborata invece la manovra dell'attacco spagnolo, che finisce per esaurirsi nel labirinto della nostra difesa. Calma, controllata, sicura. Nasce così fluida l'azione dei nostri attaccanti. C'è voglia di far gioco negli azzurri, che danno spettacolo. Pochi passaggi, azione rapida sulle ali. Ricerca del compagno smarcato. La difesa spagnola regge all'urto, anche se talvolta appare scombussolata. La risposta dei rossi non muta tono. Testardamente individuali finiscono per irretirsi nella nostra difesa manovrata. Angelillo lancia Altafini. Scatto, finte, carambola sul portiere, gol! L'Italia vince 2-0. Nessuna confidenza all'attacco dei rossi. Devono tirare da lontano. Premono i nostri, liscia un terzino, salva il portiere. Nella ripresa il predominio azzurro continua con azioni rapide, sbrigative. Quando gli spagnoli vanno all'attacco è la difesa azzurra a dare spettacolo. I nostri primavera si affermano come individualità e come squadra. Ancora un brutto momento per la porta spagnola. Uomo contro uomo, le Saetas Rubias sono bloccate al centro e se allargano il gioco devono tirare frettolosamente da lontano. Sono gli attaccanti azzurri a meritare il nome di Saetas. Grossa papera in difesa, la troppa sicurezza è pericolosa. Ogni azione un tiro sembra il motto del nostro attacco. Ancora una debole puntata spagnola. Scatta Altafini, gol! 3-0 per l'Italia. La folla osanna gli atleti. Punizione contro l'Italia. Anche Anzolin fa ammirare la sua classe. Ultimo imperioso attacco italiano. La Sicilia porta fortuna agli azzurri. I primavera hanno ritrovato estro, gioco, volontà. Sul ring di Montreal si affrontano per il titolo nazionale di lotta libera Charles Valadier, detto il martellatore di Quebec, e l'oriundo italiano Jack Lobianco, detto Mina Anticarro. Tra il pubblico i più scalmanati erano il presidente e il vicepresidente della locale protezione animali. Squartalo! Ha gridato al colmo dell'entusiasmo quel cuor d'oro del presidente. Sono spettacoli questi che ingentiliscono l'animo e che ci inducono a consolanti considerazioni sulla natura umana. L'incontro si è svolto sul filo di un sano agonismo e di una rara lealtà sportiva. Con un amoroso cavalleresco morso alla nuca, il martellatore di Quebec aveva creduto di vincere. Ma cavalleria per cavalleria, Mina Anticarro gli è scoppiata fra i piedi.